Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona è dedicata all'interazione con le IA, intelligenze artificiali. Sono andato da Perplexity Gemini ed ho chiesto loro la stessa identica cosa. Scrivi un breve briefing su quale potrebbe essere il destino dell'India da qui al 2050. Dunque, ve lo dico in due parole anticipandovi il giudizio: il componimento di Perplexity e Gemini non hanno la profondità strategica che servirebbe. Ignorano gli 1,7 miliardi di massa demografica, che non è proprio un bruscolino in un occhio. Ignorano il cambiamento climatico e quali danni ci saranno in Asia e soprattutto in India. Ignorano l'interazione dell'India con gli altri players in Asia. Ignorano l'ostilità storica di India contro Pakistan. Ignorano il problema della bomba geopolitica del Bangladesh 2050. Ci ho fatto un podcast sopra, lo trovate linkato in descrizione. Ignorano la dicotomia e la competizione economica di Cina contro India, dato che le due grandi nazioni hanno una popolazione che da sole fanno circa il 75% del peso demografico in Asia 2050. Insomma, ignorano praticamente tutto del XXI secolo, Gemini e Perplexity. Il risultato è che la profondità strategica dei due componimenti, ecco, fa abbastanza care la merda sul tema del futuro dell'India. Andiamo a sentire come ce la racconta Perplexity. Poi distruggeremo insieme il componimento di Perplexity con le tesi, ancorché parziali, che si possono estrarre da World War III Road Map Theory. La traiettoria dell'India verso il 2050 è caratterizzata da un potenziale significativo per la crescita economica, il progresso tecnologico e la trasformazione sociale. Ecco gli aspetti chiave di ciò che il futuro potrebbe riservare all'India. Crescita economica: entro il 2050, si prevede che l'India diventerà la seconda economia più grande del mondo, guidata da una classe media in crescita, maggiori investimenti esteri e un solido ecosistema imprenditoriale. L'economia potrebbe essere 30 volte più grande di oggi, con una popolazione in età lavorativa che supererà quella degli Stati Uniti e della Cina messi insieme. Si prevede che questa ascesa economica rafforzerà l'influenza dell'India sulla scena globale, rendendola un attore chiave negli affari internazionali. Progressi tecnologici: l'India è pronta a guidare l'innovazione tecnologica, in particolare in settori come l'intelligenza artificiale, la robotica e le energie rinnovabili. La proliferazione di città intelligenti e i progressi nelle infrastrutture trasformeranno la vita urbana, mentre le rivoluzioni digitali in corso collegheranno le aree remote, democratizzando l'accesso alle informazioni e ai servizi. Questa abilità tecnologica non solo aumenterà la produttività, ma posizionerà anche l'India come un hub globale per la ricerca e lo sviluppo. Sviluppo sociale: si prevede che il tessuto sociale dell'India evolverà in modo significativo entro il 2050. Un maggiore accesso a un'istruzione e a un'assistenza sanitaria di qualità darà potere ai cittadini, promuovendo una società più inclusiva. Le iniziative volte all'uguaglianza di genere e alla giustizia sociale saranno fondamentali per affrontare le disparità esistenti, assicurando che tutti i segmenti della popolazione traggano beneficio dalla crescita economica. La diversità culturale continuerà a essere una fonte di forza, promuovendo la tolleranza e il rispetto reciproco tra le diverse comunità. Sostenibilità ambientale: l'impegno dell'India per lo sviluppo sostenibile sarà una pietra angolare del suo futuro. Entro il 2050, è probabile che il paese diventi leader nelle energie rinnovabili, con investimenti sostanziali nell'energia solare, eolica e idroelettrica. Questo passaggio verso la sostenibilità sarà essenziale per mitigare gli impatti del cambiamento climatico e preservare i diversi ecosistemi dell'India. Leadership globale: man mano
che l'India sale alla ribalta, accrescerà il suo ruolo nella governance globale e nella cooperazione internazionale. Si prevede che la nazione stringerà forti alleanze, in particolare nel commercio e nella tecnologia, contribuendo alla pace e alla stabilità globali. I valori democratici e il modello di governance inclusiva dell'India potrebbero fungere da ispirazione per altre nazioni. In sintesi, il futuro dell'India entro il 2050 è caratterizzato da un mix di dinamismo economico, innovazione tecnologica, inclusività sociale e tutela ambientale, posizionandola come un formidabile leader globale. Tuttavia, realizzare questa visione richiederà una pianificazione strategica e sforzi collettivi in tutti i settori della società. Dunque, quello che vi esporrò è deducibile da World War 3 Roadmap Theory e quindi i links li trovate in descrizione sia per il dossier Acquamarcia quanto per tutti gli altri PDF attinenti a World War 3 Roadmap Theory quanto anche ai relativi podcast su Climate Change Wars. Attenzione, attenzione, attenzione! Il futuro dell'India estratto con World War 3 Roadmap Theory ignora, ripeto, il futuro dell'India estratto con World War 3 Roadmap Theory ignora tutti i rischi e le eventuali minacce interne all'India, considerando i suoi 1,7 miliardi di popolazione al 2050. Considerando le sue peculiarità di distribuzione della popolazione, che per quanto l'India sia 3,2 milioni di chilometri quadrati con 426 persone per chilometro quadro ad oggi, de facto però quasi la totalità degli indiani si accatasta lungo il Gange e dipende dai monsoni, per cui gli indiani vivono de facto lungo il Gange e dai piani dell'Himalaya, perché le altre zone dell'India hanno una densità di abitanti in chilometro quadrato assai modesta, essendo desertiche oppure poco vivibili per l'uomo a causa del clima tropicale con alta temperatura e altissima umidità e carenza d'acqua. In India, per quanto tutti studino e parlino inglese, retaggio di essere la perla dell'impero inglese, ecco, in India ci sono 7 ceppi linguistici diversi, con almeno 5 grandi religioni ed usi e costumi diversi. 80% sono tutti indiani induisti, il 14% sono musulmani, il 14% di 1,4 miliardi non è poco, 1,7% sono indiani di religione Sikh, 0,7% degli indiani sono buddisti ed infine c'è un 1,2% con altre varie religioni. Ecco, per farla breve, la complessità interna dell'India è talmente elevata da rendere a mio avviso impossibile un'analisi pestel ed una valutazione prospettica al 2050, solo osservando il contesto interno appunto di crescita della popolazione, che dagli attuali 1,4 miliardi passerà al 2050 a circa 1,7 miliardi. Ecco, anche fare un foresight sul futuro dell'India era a mio avviso troppo complessa e avrebbe sviato dall'obiettivo principale di World War 3 Roadmap Theory, che era la mappatura dei rischi, dei maggiori rischi di guerre del XXI secolo, ragione per cui ho bypassato ogni analisi pestel ed ogni foresight sull'India, postulando, ripeto, postulando un ceteris paribus dell'India al 2050, mutando solo la sua massa demografica, che da 1,4 miliardi passerà a 1,7. Ecco, c'è comunque la possibilità, non so dire quanto remota o quanto probabile, che l'India possa andare in pezzi per guerra civile in cui magari altri soggetti asiatici ventrassero, oppure gli USA vattizzassero conflitti per la mancata posizione indiana al sostegno del pivot in China. Ecco, questo non è dato sapere e comunque verrebbe meno in ogni caso una competitor importante della Cina in Asia. Ragione per cui il futuro dell'India al 2050, di cui andrò in breve a parlare, intende, inferendolo, pardon, da World War 3 Roadmap Theory, si baserà solo sui rischi
interni ai players in Asia e agli impatti di cambiamento climatico. I monsoni, infatti, a causa del rallentamento dei jet stream, potrebbero scaricare la loro preziosa acqua non più in India, ma nell'Oceano Indiano. E la portata del Gange alimentata dalla fonte dell'Himalaya potrebbe anche ridursi, anche in relazione agli enormi fabbisogni idrici per uso industriale, agricolo e sanitario di 1,7 miliardi di persone indiane al 2050. Quindi, come ho già detto, considerate le valutazioni sul destino dell'India come un foresight inferito da World War III Roadmap Theory in relazione ai rischi esterni corsi dall'India, postulando l'esistenza dell'India come un'entità statuale composta dai suoi 1,7 miliardi in Asia 2050. 1,7 miliardi di persone di indiani in Asia 2050. Ecco, quindi sulla World War III a prima restrizione, il futuro dell'India non è roseo, ahimè. Esiste il rischio concreto, a mio avviso, che l'India possa venire nuclearizzata da Pakistan e Cina prima della detonazione di World War III in Asia. Questo per permettere al fronte degli aggressor di eliminare i potenziali defenders che potrebbero andare a soccorrere la zarina. Quindi, una volta, quindi, andare a attaccare l'India prima dell'invasione della Siberia, eliminando quindi un importante alleato per la zarina, riducendo il numero e la forza degli alleati asiatici che potrebbero andare in soccorso della zarina dopo l'invasione della Siberia da parte degli aggressor. Sulla stessa restrizione di analisi di World War III a prima restrizione è però anche possibile, ma a mio avviso è meno probabile, che un comportamento neutro dell'India ed una non percezione dell'India dal fronte degli aggressor come minaccia possa veramente permettere all'India di scantonare la propria estinzione per nuclearizzazione. Questa, secondo me, è una possibilità concreta, è possibile, ma a mio avviso è poco probabile lungo l'analisi di World War III a prima restrizione, ahimè. Sulla World War III a seconda restrizione, il comportamento dell'India è molto attivo ed aggressivo contro il fronte degli aggressor, tanto che l'India è un valente alleato per la zarina e anche per gli Stati Uniti nel pivot in China. L'India è quindi percepita come una minaccia, una seria minaccia al fronte degli aggressor, che deve fronteggiare così in Asia un numero maggiore di alleati, sia asiatici, sia europei, sia nordamericani, che in varie varianti di World War III a seconda restrizione possono entrare in conflitto dentro la World War III a seconda restrizione. Questo causa, a mio avviso, la conseguenza che lungo la restrizione di World War III a seconda restrizione, ecco, i campi di battaglia non sono in Siberia, ma i campi di battaglia lungo la World War III a seconda restrizione sono in India, in Giappone e in Sud Corea, con un numero di morti apocalittici per uso massivo di armi nucleari tattiche e strategiche. La World War III a terza restrizione è quanto una World War III ibridata. World War III ibridata che, ahimè, è peraltro il processo cinetico più probabile lungo, diciamo, le tre restrizioni di analisi che poi possono anche convergere, appunto, ibridandosi tra di loro. Vi invito a consultare il dossier Acquamarcia sulla World War III in Asia. Quindi, la World War III a terza restrizione quanto lungo la World War III ibridata, ci sarebbe una totale annichilazione della popolazione indiana sotto armi nucleari dell'impero rakhistano alias Pakistan, dell'impero gengiscano alias Cina, una volta che la Cina si sia trasfigurata in impero gengiscano. Attenzione! Sul processo di trasfigurazione della Cina in impero gengiscano vi invito a fruire il relativo podcast. I rischi di World War III in Asia detonano con attrattori caotici diversi ed il processo di trasfigurazione della Cina in impero gengiscano è un processo che è essenziale
perché possa detonare una World War III in Asia, nel caso appunto che la Repubblica Zarina non vada a sminare i rischi di World War III in Asia andando a vendere la Siberia a pezzi ad Iran, a Pakistan, Bangladesh, India e Cina, e permettendo così enormi migrazioni di una massa enorme di gente a latitudini più elevate per potersi adattare ai danni dal cambiamento climatico e non morire sotto guerre oppure praticamente per impatti dal cambiamento climatico. Quindi niente di quanto avete udito è stato anche solo vagamente ipotizzato da Perplexity, figuriamoci da Gemini, che adesso andremo ad ascoltare facendoci delle crasse grosse risate sulle due demenze artificiali, sulla loro miopia e cecità strategica sul XXI secolo. Assolutamente. Ecco un breve briefing sul potenziale destino dell'India entro il 2050. L'India, un gigante in ascesa? L'India è destinata a svolgere un ruolo sempre più importante sulla scena mondiale nei prossimi decenni. Diverse tendenze convergono per indicare un futuro promettente. Crescita economica sostenuta. L'India è una delle economie a più rapida crescita al mondo. Si prevede che il suo PIL continuerà a espandersi a un ritmo significativo, superando quello dell'Unione Europea entro i prossimi 20 anni. Giovane popolazione. L'India ha una popolazione giovane e numerosa, che rappresenta un enorme potenziale di forza lavoro e di consumo. Questo, dividendo demografico, potrebbe accelerare ulteriormente la crescita economica. Innovazione tecnologica. Il settore tecnologico indiano è in forte espansione, con un numero crescente di start-up e talenti nel campo dell'informatica, dell'ingegneria e delle scienze. Potenziale di mercato interno. Il vasto mercato interno dell'India offre enormi opportunità per le imprese nazionali e internazionali. La crescente classe media sta alimentando la domanda di beni e servizi. Sfide e incertezze. Nonostante le prospettive positive, l'India dovrà affrontare anche numerose sfide. Disuguaglianze. Le disuguaglianze economiche e sociali rimangono un problema significativo. Sarà fondamentale investire in istruzione, sanità e infrastrutture per ridurre il divario tra ricchi e poveri. Cambiamento climatico. L'India è particolarmente vulnerabile agli effetti del cambiamento climatico, come l'innalzamento del livello del mare e gli eventi meteorologici estremi. Governo e istituzioni. Il successo dell'India dipenderà dalla capacità del governo di attuare riforme e politiche efficaci per affrontare le sfide del futuro. Scenari futuri. Sulla base delle tendenze attuali, si possono ipotizzare diversi scenari per l'India nel 2050. Potenza economica globale. L'India potrebbe diventare una delle principali economie del mondo, rivaleggiando con Stati Uniti e Cina. Leader tecnologico. L'India potrebbe emergere come un centro globale per l'innovazione e la tecnologia. Modello di sviluppo sostenibile. L'India potrebbe diventare un esempio di sviluppo economico sostenibile, combinando crescita economica con tutela dell'ambiente e benessere sociale. Conclusioni. Il futuro dell'India è pieno di opportunità, ma anche di incertezze. Le scelte che verranno fatte nei prossimi anni avranno un impatto significativo sul destino del paese e sul suo ruolo nel mondo. Dunque, la cecità strategica di Gemini è a mio avviso palese. Il futuro dell'India al 2050 è un destino che è funesto, perché è stato inferito dall'analisi di World War III Roadmap Theory e dalle tre restrizioni di World War III, nonché da un'idea approssimativa di World War III ibridata. Destino funesto dell'India al 2050 è inferito da World War III Roadmap Theory, che poggia i rischi sul continente Asia, sugli impatti di cambiamento climatico, sulla sovrappopolazione in Asia, quanto dall'interazione violenta e funesta di tutti i players in Asia, in cui una proliferazione nucleare tattica è cosa già oggi consolidata, e che è anche possibile che da oggi al 2050 la proliferazione nucleare tattica sbordi anche in dimensione strategica.
Esiste nel futuro dell'India 2050 uno stretto passaggio che potrebbe permettere all'India di scampare alla World War III in Asia, se e solo se la World War III che detonasse in Asia fosse a prima restrizione e se l'India avesse un comportamento neutrale rispetto alle azioni degli aggressori in Asia e se e solo se anche la coalizione degli aggressori non percepisse l'India come una minaccia. Queste sono eventualità possibili, ma a mio avviso, ahimè, sono assai remote in termini probabilistici. L'unica via possibile per permettere all'India, quanto alla totalità della popolazione asiatica, di scantonare la World War III è che i russi vendano la Siberia a pezzi, ad Iran, ad India, a Pakistan, Bangladesh, a Cina, permettendo un adattamento alla catastrofe climatica tramite migrazioni apocalittiche in Siberia, ossia tramite una banale redistribuzione delle risorse in Asia, spostando la popolazione ad una latitudine più elevata. Questo processo è storicamente possibile guardando a tutta la storia della zarina, perché il precedente della vendita dell'Alaska agli USA rende la possibile futura vendita della Siberia russa in break-up ai grandi players dell'Asia un'eventualità possibile e rende la World War III in Asia solo molto probabile, ma non ancora ineluttabile. Sfortunatamente la vendita della Siberia in break-up ai grandi players in Asia sarebbe impossibile come evento se si restringesse l'analisi storica dall'URSS del 1918 sino ad oggi e quindi sotto questo criterio storico temporale più ristretto, ahimè, già oggi la World War III è già ineluttabile. Ecco, come potete vedere, lo ripeto, il destino degli amici indiani del futuro dell'India 2050 non è sintetizzato da un'analisi Pestel con l'estrinsecazione di drivers interni in dimensione Pestel, da cui estrarre uno o due megatrend per studiare l'oggetto di analisi futuro dell'India al 2050. Insomma, non è una gufata sull'India e sulla sua popolazione. Tutt'altro, è un alert di avviso per gli amici indiani, quanto per tutti i player asiatici, dato che prima di parlare di World War III in Asia, si dovrà parlare di trasfigurazione della Cina in impero gengiscano. E qui vi invio al podcast specifico La trasfigurazione della Cina in impero gengiscano. Il futuro dell'India 2050 non contiene quanto gli indiani possano fare di positivo o quanto gli indiani possano fare di negativo, interagendo con le tantissime differenze che esistono nel loro paese. Il futuro dell'India 2050 è un futuro parziale ed è già oggi osservabile però come una inferenza dall'interazione geopolitica dei vari players in Asia, quanto dagli impatti nefasti della sovrappopolazione e da danni di cambiamento climatico in Asia, nonché da quanto possono o non possono decidere gli zarini su cosa fare della Siberia. Per questa puntatona lunga, palloccolosa e molto cervellotica è un po' tutto, un saluto, ciao, alla prossima.